Il 17, 18 e 19 aprile si è votato per il rinnovo dell'RSU nel pubblico impiego e nei settori della conoscenza. In Toscana la FPCGL e la FLCCGL si sono confermate primo sindacato. Grande risultato della funzione pubblica CGL in queste elezioni delle RSU. Raggiungiamo il 42% dei consensi e questo sicuramente ci riempie di grande soddisfazione, ma sicuramente ci consegna anche una grande responsabilità nel lavoro che dovremo fare in futuro. Il primo dato di grande rilevanza è la grande affluenza al voto. Una partecipazione al voto di oltre 60.000 dipendenti pubblici dimostra come l'azione del sindacato ancora è fortemente rappresentativa e fortemente un elemento di valore per appunto le persone che sono andate a votare. Quindi il fatto in sé che abbia votato così tante lavoratrici e lavoratori è sicuramente un elemento democratico da mettere in valore e da valorizzare. Un altro elemento che sicuramente ci rende soddisfatti è che l'azione del sindacato confederale è sotto attacco da parte dei sindacati autonomi o corporativi nell'ambito di questa campagna elettorale conquista un 73% dei consensi e questo è un dato che sicuramente ci riempie di soddisfazione. È chiaro che all'interno di questo dato avere la CGL al 42% con oltre 20 punti di stacco dalla seconda organizzazione sindacale è un elemento appunto che ci riempie di gioia e di cui il nostro ringraziamento va in primo luogo ovviamente alle lavoratrici e lavoratori che ci hanno sostenuto e che ci hanno dato e confermato la loro fiducia e a tutto il lavoro che hanno fatto i candidati in queste elezioni dell'RSU e tutti i funzionari dell'organizzazione che hanno lavorato affinché questo risultato potesse arrivare. Da domani comincia la sfida dell'applicazione del contratto nazionale all'interno dei vari enti, di cui appunto da oggi saremo all'interno dell'RSU per governare tutto il processo di applicazione di quel contratto. Partirà poi la nuova sfida del rinnovo del contratto 2019-2021 e quindi saremo in campo con la nostra impostazione ancora una volta unificante del mondo del lavoro da qui al prossimo triennio in cui appunto i lavoratori ci hanno consegnato un così largo consenso. Prima di tutto il dato dell'affluenza, che era il primo dato da segnalare, che è stata numerosa e quindi si è sfatata la preoccupazione di chi pensava che questo momento non avesse poi una rilevanza particolare per i lavoratori dei settori della conoscenza. Dopodiché devo dare un ringraziamento a tutti quelli che si sono spesi prima di tutto mettendosi a disposizione e candidandosi, ma anche a tutti quelli che hanno reso possibile poi tutto il processo, quindi scrutatori, commissione elettorale, una macchina enorme che è stata messa in moto per la volontà e la disponibilità di tutti i lavoratori. Dopodiché sui risultati devo dire che al di là del fatto che c'è stata una notevole frammentazione di liste, quindi c'è un dato molto più frastagliato rispetto all'ultima tornata, segnaliamo e rileviamo comunque che rimaniamo il primo sindacato, abbiamo risultati più che positivi per quanto riguarda tutti i settori della conoscenza e quindi siamo assolutamente soddisfatti della tenuta complessiva della nostra organizzazione. Per quello che riguarda appunto il futuro, da qui in poi ovviamente ci comincia tutto un lavoro e un percorso che sarà affidato poi all'RSU per la salvaguardia dei diritti, per garantire tutele individuali e collettive e per dare un avvio pratico a tutto il percorso che si è rinnovato con il rinnovo contrattuale.